però! Chi mi ha promesso? Che stavate facendo? Stavamo dietro al cestino. Che? Sì, al cestino. Che cosa? Zitto! Sì. Eccoli qua, Su, avanti, andate a posto. A posto? Sì. Zitto! Ecco. Allora, bambini, adesso basta con la ricreazione. Approfittando dell'occasione, faremo una lezioncina di scienze naturali. E dopo, un po' di ginnastica con il professor Celani. Avete capito? Bambini, ora vi spiegherò come nascono i fiori. Seguitemi. Allora, ragazzi, vi siete mai chiesti come nascono questi fiori? Dunque, dovete sapere che la nuova vita nasce dalla congiunzione di un elemento maschile con uno femminile. Ed anche i fiori seguono questa legge naturale. Vi faccio un esempio. Questo è il fiore maschio e questo è il fiore femmina. Signorina, mi scusi, come si fa a capire quando il fiore è maschio o quando è femmina? Sta zitto, lo sta spiegando. Lasciala parlare. Vada avanti, signorina. Dunque, il vento di primavera fa volare il polline del fiore maschio, che si posa sul fiore femmina e lo feconda. Questo si chiama impollinazione. La stessa cosa accade anche... Signorina, mi scusi, quelli che hanno già impollinato, come dice lei, se possono fare un giretto. Vai a fare un giretto. Io proporrei di passare a qualche esercizio ginnico, d'accordo? Sì, forse è meglio. Tu vai a prendere la palla. Ragazzi, tutti con me, di corsa! Alzare le ginocchia! Ma chi c'è là? Sono Pierino, signorina. Pierino, ma cosa fai lì dietro? Niente, che faccio? Sto leggendo Topolino. Ah, Topolino. A dove tiri? Fermi, vado io. Sbrigati e raggiungi gli altri. Sì, tanto sto all'ultima pagina. Pierino, ti dispiace ridarmi la palla? No, professore, mo' io vado subito, eccola, professor! Eccola, mo' io la palla, sto a cercare! Professore! Sì? La palla! Cosa fate lì impalati? Forza, correre, correre! Forza libera! Correre in tondo! Andiamo, andiamo, di corsa! Hop, alzare le ginocchia! Alujo! Alujo! Vieni qua! Oh, ma che fila fa? Avanti, lumaconi! Io mi sto a morire di fame! E ce lo so, se vieni con me ti faccio fare una buffata che ti ricordi fino a che campi! Dici per da me? No! Andiamo! Basta, ragazzi! Fermi, fermi, basta! Riposatevi! Andate pure a prendere la merenda! Ci hanno fregato le merende! Sì, ho fatto le merende! Meno male, mosse male! Vediamo che c'è! Pane frittata! Ti piace la frittata? Mangi la frittata? No, non mi piace! No, butta la frittata, ecco! Vediamo qui che c'è! La mortadella! Ti piace la mortadella? No, mi fa schifo la mortadella! Niente mortadella, via! Vediamo qui, vediamo qui, vediamo qui, vediamo qui! Che bella polpetta! Ti piace la polpetta? Questa sì, mi piace! Te la pinto il culo perché me la mangio io! E io che me mangio? Che ne so? Beh, igiene innanzitutto. Sa che quando sentivo prima la sua lezione sull'impollinazione mi sono turbato. Eh sì. Che pace qui intorno. Non sente il desiderio di stendersi al sole sull'erbetta fresca? Oh?
mai? E vai così! Guarda che tiro, guarda che... Fermo, fermo! Via qua, via qua! Che cielo incantevole! Azzurro! Razzolona! Tiè, prepara i pallini! Certo che la natura, specialmente la primavera, stimola. E uno si sente... Si sente... Ti senti come uno stronzo, ti senti. Da. La natura che si risveglia mette addosso una frenesia, una gran voglia di fare... Di fare... Ecco, come i fiori. Ah, a proposito di impollinazione. Ah, sì, sì, appunto. Oh, non ho capito bene, si parla di impollinazione o di impallinazione. Intanto non lo impalliniamo, da. Ma che succede? Lo so, un insetto forse. Perché anche gli insetti... Ma questi sono pallini di piombo. Ma che è stato? Oh. Ah, oh. Vai, vai, vai. Fermo. Niente, il professore è inciampato, inseguì una farfalla, forse la voleva impallinare.